Napoli puzza di vecchia politica, intrisa di camorra, bisognerebbe fare una pulizia radicale. Il messaggio è questo, lontano da questo schifo il più possibile. Mancavano solo le frasi incendiarie del padano Borghezio. In una città già sommersa dai rifiuti, nella quale i cumuli di spazzatura diventano di notte roghi e di giorno materia di un'accesa contesa elettorale, arrivano ora come benzina sul fuoco anche le invettive dell'europarlamentare leghista. Napoli fa schifo, i suoi cittadini pure, i suoi amministratori anche, così meglio separarsi da questa Italia. Frasi che in pochi minuti accendono decine di reazioni sdegnate, parole razziste, quelle di Borghezio per il centro-sinistra, insensate e fuori luogo anche per gli alleati di governo del centrodestra. Tutto questo mentre alle falde del Vesuvio ancora una volta è stato costretto a tornare malvolentieri l'esercito. Con due giorni d'anticipo rispetto al previsto, un primo drappello di militari ha cominciato a fare ricognizioni e rimuovere monnezza a Quarto, a nord di Napoli, comune nel quale sono 1300 le tonnellate di spazzatura abbandonate in strada, con cumuli che in alcuni punti arrivano ad altezza d'uomo. Poi da lunedì cominceranno le operazioni nel capoluogo, dove sono 1400 le tonnellate rimaste sui marciapiedi. Una nuova emergenza che smentisce le promesse di Berlusconi, che ancora a novembre aveva dichiarato risolto il problema rifiuti. Il premier mi odia da lungo tempo, dice oggi Rosa Russo Iervolino, spesso attaccata dal presidente del Consiglio. Secondo il sindaco uscente di Napoli, tutto sarebbe cominciato nel 94, quando Berlusconi le avrebbe offerto un ministero e lei, rifiutandolo, gli disse che invece gli avrebbe fatto opposizione. Ma che c'è?